Ciao belli. È lunedì, si parla di calcio con il mister dell'Inter, Andrea Samaccioni. Oh, bene. Pronto? Bene, buongiorno, dai, bene, 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 bene. Bene, buono. Bene, ieri la mia squadra si è procurata una vittoria a Torino. Sì. E direi bene, 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 visto che poche ore prima il presidente dell'Inter Moratti mi aveva detto una frase in milanese che ho capito solo in seguito. Ah sì? Il presidente Moratti, dopo la partita che abbiamo perso in casa, mi ha chiamato nel suo ufficio, nei suoi uffici della Saras, e dopo aver tentato di strangolarmi con la bandiera dell'Inter mi ha detto sta frase, ma la so segnata. Sentiamo. Se te Vincent Minga contro il Turin, te metti a nettare i gabinetti. Sì, a pulire i bagni. Ah, questo vuol dire bene, bene. Sarebbe bene. Dai, bene, 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 bene. Diciamo che quella frase mi ha dato la forza per tornare ad Appiano. Alla Piano Gentile, impormi con la squadra. E com'è andata? Bene, è andata. Bene, dai, ragazzi, sì. Bene, 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 bene. Per prima cosa sono andato da Palacio, gli ho pigliato il codino, gli ho mozzicato. Poi sono andato da Gambiasso, gli ho tirato una pizza in mezzo all'occhi. Poi sì, ho pigliato a Ranocchia. Gli ho legato i piedi al parabrezza del pullman dell'Inter in partenza per Torino. Ma non va bene. Direi bene, bene, insomma, all'altezza di Greggio sentivo delle grida forti, provincia di Vercelli, diciamo. E poi a Chivasso l'ho dovuto recuperare, se no gli si consumava un piede. Bene, bene. Ranocchia ieri sera è stato il migliore, e lo sapete perché? Perché c'aveva paura di farsi pure il viaggio del ritorno legato al pullman, capito? Comunque bene, molto bene, 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 dai. Angelo, dimmi, ho visto che anche il Milan è andato bene, eh? Insomma, mica tanto, sai. Angelo, Pazzini, bene, 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 dai. Stamattina ho incontrato il vicepresidente del Milan, il dottor Galliani, che stava andando in ferramenta a comprare l'occorrente per costruire una croce dove attaccarci il mister Allegri. No, ragazzi, dai. E quando ci siamo incontrati il dottor Galliani è stato gentilissimo e mi ha detto: uè Strama, come la va? E io gli ho risposto: oh, bene, anzi, bene, 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 bene. E lui che ha risposto? E mi ha risposto bene a cazzo. E poi mi ha detto frasi milanesi che per me sono incomprensibili. Sì, io purtroppo Ferrari, io da romano vivo una realtà stranissima, perché mi trovo in questa grande metropoli dove alleno una grande squadra. L'Inter, ci mancherebbe. Ma mi manca la mia città, mi manca Roma. Manca Roma, certo. Scusate un attimo, qui ad Appiano è arrivato il momento dedicato alla stampa, perché in pausa pranzo facciamo le interviste. Sta arrivando Ines Brambilla, una giornalista di Telemilano che ogni volta mi mette in difficoltà perché è proprio incomprensibile, capito? Salve mister, come la va? Bene, dai, bene, anzi, bene, 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 dai. E fino a qua ci siamo, dai, vai. Allora, ieri la squadra la vinci per 2-0. Sì. Però la Minga giocata tan ben. Sì, non è Minga giocata tan ben, però è in vinciù. Ti assicuri che se vincevo un Minga il presidente Moratti mi metteva l'usel del cambiasse del cul. No. Sì, la vittoria è un bel risultato, ma i tifosi mi preoccupa per la prossima partita. Sì. A parte tutto il ben, sembra che quest'anno l'Inter la fa schivi. Ma è un pool, è vera che fanno schivi, no, ma vero, i cousin del Milan sono culcià più se mal, perché stamattina ho visto il dottor Galliani del Ferramenta che l'era Dre a comprare una cruz per attaccare il suo mister Allegri, il Toscan. E saluto il mister Stramaciun, l'allenatore dell'Inter, che su base al che, ma tu se sa mai. Mister, un saluto a tutti gli amici di Telemilan. Ma certamente, ciao a tutti gli amici di Telemilan, dal mister Stramaccioni che spera che sti tutti bene, che l'Inter vince il campionato e l'Europa League. Sì, sempre se il presidente Moratti la mandano via la prossima partita. Se il presidente Moratti mi manda via la prossima partita, io vi dico, mannate, ve la morì ammazzate, forza Roma, mortacci vostra, e canto pure sta canzone, va bene? Oh, e dai, Ferrari, approccio. Inter, 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 cuore de sa città. Beh, la salutiamo, è a posto così. Aspetta, grazie. Lui
non te lascio mai, perché c'è sta polenta eppure il baccalà. Vado avanti, vado avanti. Bene, bene, bene. C'è DJ Angelo e quell'altro che belli.